Ospedale pediatrico di Duoc, Kurdistan iracheno. Da quando è esplosa la crisi siriana, la popolazione qui intorno è raddoppiata. Oggi ci sono 2 milioni e 400 mila persone, il 60% sono bambini. Arrivano 500-600 bambini ogni giorno, dice il dottor Nezar Bakr, direttore dell'ospedale pediatrico Hevi, il solo della provincia di Duoc. I reparti sono strapieni. Il 60% dei piccoli pazienti sono rifugiati siriani o yazidi, scappati alla violenza dell'ISIS. Vivono con le loro famiglie in condizioni di grande precarietà, in tende di plastica, senza riscaldamento, senza acqua corrente. A volte arrivano con malattie che qui non avevamo mai visto, dice il dottor Bakr. Quasi tutti hanno problemi respiratori. Dallo scorso agosto l'ospedale ha un reparto di terapia intensiva, un progetto dell'ONG AISPO, finanziato dalla cooperazione italiana. Da là a 2 mesi di vita e una grave infezione alle vie respiratorie. È nato sulle montagne di Sinjar, dove i suoi genitori si sono rifugiati per sfuggire alla strage che ISIS ha compiuto nella loro zona nell'estate 2014. Sono yazidi, la madre racconta che ha preso molto freddo, vivono ancora sulle montagne dove sono scappati, ma non hanno neanche una tenda, solo un telo di plastica per ripararsi. Tutti i servizi di questo ospedale sono gratuiti, dice il direttore, nessuno dei pazienti paga un centesimo. Mentre parliamo, va via la corrente. Abbiamo dei generatori, dice il dottor Bakr. Succede ogni tanto che la luce manchi, ma in un momento tutto sarà risolto.